I cuori delle donne di tutto il mondo si sono fermati davanti alla sua brutale testa calva e migliaia di giovani uomini hanno guardato film cult con la sua partecipazione ancora e ancora. È un attore con quasi 90 film e serie al suo attivo. È una megastar, un trendsetter del look minaccioso e della maglia bianca e uno degli attori cinematografici più pagati. Il lavoro gli ha dato l'opportunità di diventare qualcun altro. Tuttavia, milioni di persone si sono innamorate di Bruce Willis per il suo cinismo, carisma, brutalità ed eterno desiderio di salvare l'universo. Cosa ha dovuto fare l'attore per ottenere i suoi primi ruoli? All'inizio non volevano davvero dargli il ruolo di John McClane? Perché considera le valutazioni dei critici di parte? E cosa ne pensa la celebrità di mostrare il suo pene nell'inquadratura? Imparerai le risposte a queste domande e molto altro oggi dal nostro video. Sei sul canale Biografo. Siediti e iniziamo. Walter Bruce Willis è nato il 19 marzo nella Germania occidentale, nella città di Idar-Oberstein. Bruce è per metà tedesco, sua madre Marlene era una tedesca puro sangue e suo padre David era un americano venuto in Germania per prestare servizio nell'esercito. L'amore è nato. La sua famiglia si è trasferita nella patria di suo padre nel New Jersey quando il futuro attore aveva 2 anni. Bruce è diventato il maggiore di 4 figli, ha un fratello David e una sorella Florence. Il secondo fratello Robert è morto di cancro nel 2001. I Willis erano una famiglia di lavoratori. Il padre ha lavorato per diversi anni come saldatore, meccanico e operaio in una fabbrica. La mamma lavorava part-time in banca. La rottura dei suoi genitori lo ha colpito così tanto. Bruce è rimasto con suo padre, la madre ha preso gli altri 3 figli. La nostra famiglia è esplosa e ognuno se n'è andato da solo, ha ricordato. Ero bravo, specialmente nelle discipline umanistiche. La cosa migliore che ho ottenuto dalla scuola è stato il piacere di leggere, ma sono andato al liceo nel 1968. Facevamo tutto quello che facevano tutti a quel tempo. Uscivo spesso, fumavo erba e ho iniziato a bere presto. Il ragazzo è cresciuto insicuro. Ha studiato bene a scuola, ma soffriva di una grave balbuzie. Willis è stato salvato da una cosa inaspettata. Ha fatto un provino per un ruolo nella recita scolastica a Connecticut Yankee in King Arthur's Court. E si è reso conto che non balbettava più quando era sul palco. Successivamente Bruce ha iniziato a recitare regolarmente sul palco. Lo ha aiutato a superare la balbuzie, oltre a diventare molto popolare in classe. Ogni esibizione aggiungeva fiducia in se stesso. Quando recitavo ero una persona diversa. L'innesco emotivo che mi faceva balbettare, non so che cazzo fosse, si interrompeva quando recitavo. E ho pensato che continuare a recitare mi avrebbe aiutato a non balbettare più. Questa esperienza ha avuto un grande impatto sul giovane attore. Fu in quel momento che Willis formò la sua immagine di un ragazzo ironico e sarcastico a cui non frega niente di niente. In seguito, essendo diventato una star mondiale, affinava meticolosamente le sue battute e le sue risposte, cercava di mantenere la propria immagine di Bruce Willis e si assicurava di non balbettare prima di fare interviste e performance. Parallelamente iniziò l'amore del ragazzo per la musica. Ha provato a cantare e suonare l'armonica. I compagni di scuola hanno dato a Bruce il soprannome di Buck Buck. Il giovane è diventato presidente del consiglio studentesco al liceo, anche se la futura star non ha preso troppo sul serio i suoi studi. Bruce era uno dei più intelligenti, avrebbe potuto facilmente diventare uno studente modello, ma credeva che la cosa principale a scuola fosse divertirsi e non studiare affatto, ha ricordato il suo compagno di classe. Alla fine Bruce fu espulso dalla scuola per aver partecipato a una grande rissa. Le avventure della futura star non sono finite qui. Quando ha compiuto 19 anni, è stato arrestato per droga. 2 spinelli, uno dietro ogni orecchio. Bruce ha cercato il suo posto per un po' dopo aver lasciato la scuola nel 73. Ha lavorato come guardia di sicurezza presso la centrale nucleare di Salem, è stato autista di autobus per la compagnia chimica DuPont e ha studiato attività di investigatore privato. Ma nulla poteva soddisfare le sue aspirazioni ed era finalmente convinto del percorso che aveva pianificato una volta, diventare un attore professionista. Non aveva abbastanza pazienza per padroneggiare le conoscenze accademiche, nonostante le sue aspirazioni. Bruce ha studiato per un anno alla Montclair State University e ha abbandonato gli studi, laureandosi solo anni dopo per corrispondenza. La sete di attività lo porta a New York, dove Bruce bussa alle porte dei teatri. Il giovane attore ha saltato le lezioni per fare audizioni per spettacoli teatrali, dato che il college era a soli 20 minuti da New York. Non volevano portarlo da nessuna parte per molto tempo. Alla fine Bruce ha ottenuto un ruolo nella commedia Off-Broadway, dopodiché ha immediatamente abbandonato gli studi. Era il 1977, aveva 22 anni. Lavorare a teatro non portava molte entrate, quindi il giovane doveva guadagnare soldi extra facendo il barista o il cameriere. Willis ha ottenuto un lavoro in un famoso bar di New York chiamato Centrale, dove gli attori amavano uscire.
La breve carriera come cameriere non ha funzionato a causa della sua lentezza, ma l'attore è stato ricordato dalle persone come un buon barista. Ha impressionato i visitatori con il suo aspetto, una maglietta strappata, pantaloni larghi che sembravano un paracadute, pattini a rotelle e una fascia colorata. Canticchiava canzoni, suonava l'armonica e scherzava mentre si aggirava per la sala. I colleghi del bar di Bruce gli hanno dato il soprannome di Bruno. Willis ha recitato solo in ruoli episodici, oltre che in spot pubblicitari, mentre non ci sono stati grandi successi nel cinema e in televisione. L'apparizione di debutto sullo schermo è stata la partecipazione del giovane a un frammento della scena del film Delitti inutili, che il pubblico ha visto nell'80. Il ragazzo è stato notato nel bar dal direttore del casting, che lo ha invitato personalmente. Puoi vedere il giovane attore nella scena in cui Frank Sinatra esce dal bar, seguito da un uomo con un berretto. Era Bruce. Abbiamo anche visto Willis nel suo ruolo episodico di osservatore in tribunale nel film Il Verdetto, 2 anni dopo. Willis ha recitato in uno spot pubblicitario per Levi's nell'84. Un'ottima apparizione, anche se all'attore sono stati concessi solo pochi secondi alla fine del video. «Ho incassato bene, per la prima volta, quando $100 sembravano 1 milione», ha ricordato l'attore. Levi's 501 Blues, love them blues, oh yeah! Oltre agli spot pubblicitari, Bruce appare nella serie televisiva Miami Vice, nel ruolo di Tony Amato, un brutale trafficante d'armi internazionale sorvegliato da vicino dall'FBI. Una svolta nella carriera dell'attore è avvenuta nell'85, dopo aver partecipato alla serie poliziesca Moonlighting, interpretando uno dei ruoli principali. Inizialmente volevano rifiutare Bruce. Il rappresentante del canale televisivo lo considerava inappropriato per il ruolo di investigatore privato, un ragazzo con un orecchino all'orecchio, un'acconciatura punk e un uniforme militare. Ma il regista della serie, Glenn Gardon Caron, ha visto nel ragazzo l'impudenza e il carisma e gli ha permesso di partecipare alle audizioni con Cybill Shepherd. No, wait a second, can't fool me. The eyes don't lie, not these babies, photographic. See something once and it's locked in there forever. Really? I didn't notice anything locked in there. L'attrice che era già stata approvata per il secondo ruolo principale. Così Bruce ha avuto l'opportunità di mettersi alla prova in un grande progetto, scavalcando quasi 3.000 contendenti per il ruolo. Ha ricordato con affetto la partecipazione allo spettacolo. Era come un gruppo teatrale sperimentale, stavamo facendo qualcosa che era al limite, non c'erano quasi regole. Cybill è stata favolosa, in particolare nei primi anni ci davamo da fare entrambi. Si diceva che la passione e i litigi tra Cybill e Willis non fossero solo sullo schermo, ma anche dietro le quinte. Anche se l'attore stesso lo ha negato. Non eravamo d'accordo su come dovessero essere interpretate le scene, ma fa parte del processo, ha detto. Ha negato anche che ci fosse attrazione sessuale tra i due. C'erano giorni particolari in cui sarebbe potuto accadere qualcosa, ma non è andata così. Fine. Fine. Good. Good. Bitch. Bastard. Get out. Get out! Bruce è diventato molto popolare dopo alcuni episodi. La serie è stata nominata per 16 Emmy Awards, inclusa la categoria miglior attore dopo la seconda stagione. Non solo è stato nominato, ma ha anche vinto tra gli altri nel 1987. Più tardi Bruce ha ammesso che tale fama era inaspettata per lui. Si è rivelato decisamente più grande di quello che avevo immaginato, ma sapevo che era bello quando ho visto le prime scene. Penso che John McTiernan, il regista, sia stato fantastico. Faceva cose con la cinepresa che non sempre capivo. Lo ha reso davvero eccitante, senza sosta, claustrofobico. Gli ascolti iniziarono a diminuire entro la fine della terza stagione, in parte a causa dello sviluppo delle relazioni amorose tra i personaggi principali e in parte a causa della gravidanza di Cybill. Anche il calo dell'interesse di Bruce per la serie settimanale ha aggiunto benzina sul fuoco, la popolarità ha attirato l'attore verso un grande film. Willis ha dichiarato che non avrebbe mai più recitato in una serie TV dopo aver girato Moonlight, ma dopo un po' ha comunque infranto la sua parola interpretando un cameo in Friends. Ma c'era una ragione speciale per questo, di cui parleremo più avanti. Willis ha ottenuto il suo primo ruolo importante in un film, nel film commedia romantica Appuntamento al buio, diretto da Blake Edwards nell'87. Il partner dell'attore nelle riprese era Kim Basinger, che ha ottenuto il ruolo dell'amante del protagonista. Bruce ha ottenuto di nuovo un personaggio comico, un po' ridicolo, Walter Davis.
Scherzava sempre e non era molto serio riguardo a ciò che stava accadendo. Come vedremo in seguito, è stato difficile per Bruce liberarsi dell'immagine comica. L'attore non ha dimenticato i progetti pubblicitari commerciali. Nello stesso anno ha recitato in un video per il marchio di alcolici Seagram's, insieme a Sharon Stone. La collaborazione con il marchio è durata per molti anni. La passione per la musica è diventata una sorta di hobby per l'attore. Nell'87 ha registrato e pubblicato il suo primo album, Il ritorno di Bruno, dal nome del suo vecchio soprannome. L'album consisteva in 10 canzoni in stile blues e soul. Willis ha eseguito la parte vocale principale per tutto il tempo. L'album ha avuto un discreto successo, ha preso il 14° posto nella lista nazionale Billboard 200, la canzone Respect Yourself ha preso il 5° posto nelle classifiche americane e la composizione Under the Boardwalk è salita al 2° posto nella classifica nazionale del Regno Unito. Bruce ha incontrato l'attrice Demi Moore alla premiere della commedia poliziesca Stake Out il 5 agosto dell'87. L'amore è sbocciato e si sono sposati il 21 novembre. Nella sua autobiografia l'attrice ha condiviso: ci stavamo spostando ai tavoli da gioco quando Bruce ha detto «Penso che dovremmo sposarci». Ci avevamo scherzato sopra durante il volo, ma all'improvviso non sembrava che stesse scherzando. Nessuno credeva nella serietà della loro relazione, poiché l'attore aveva una reputazione di donnaiolo e bevitore. L'attrice la pensava diversamente. In un'intervista ha ammesso che Bruce è completamente pronto ad aprire le braccia e darle amore. E non si sbagliava. Willis rinunciò all'alcol e si dedicò alla famiglia. La loro prima di 3 figlie, Rumer Graham Willis, è nata un anno dopo. Scott LaRue e Tallulah Bell sono nate nel 91 e nel 94. A proposito, Bruce ama cucinare. L'attore cinematografico ha ammesso in una delle sue interviste di aver anche frequentato vari corsi di cucina per cucinare cibi deliziosi per le sue amate figlie. Se ti chiedo qual è il primo ruolo di Bruce Willis che ti viene in mente, molto probabilmente diresti il simpatico e spiritoso agente di polizia John McClane. È stato questo ruolo che ha portato all'attore fama mondiale. Amore per molti anni e buoni compensi, ovviamente, non si può negare. Tuttavia non è stato facile ottenerlo. Bruce doveva vedersela con attori come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford e Richard Gere. Ma tutti hanno rifiutato il lavoro per vari motivi. Il ruolo è stato appositamente riscritto per Willis. Invece di un brutale eroe solitario, con pugni di ferro con uno scarso spettro emotivo, vediamo un ragazzo vivace, sensuale e divertente, che periodicamente ha a che fare con i cattivi. I'm a cop from New York. New York. Yeah. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew? Il film ha avuto un successo travolgente, il botteghino ha superato tutte le aspettative dei creatori. E così è stato deciso di girare 2 sequel. Willis ha ricevuto 5 milioni di dollari per il suo ruolo, il che ha allarmato molto l'industria e i media, perché all'epoca era un compenso davvero enorme. Allora presidente della MGM, si è lamentato del fatto che tale stipendio fosse uno standard che avrebbe messo fuori gioco l'intero business del cinema. Tuttavia, il distributore di Die Hard, 20th Century Studios, ha insistito dicendo che Willis li valeva tutti. Solo lui è stato in grado di interpretare un eroe d'azione che era entrato dalla strada, così felice e cinico che sembrava annuire al fatto che era in un film. Ma come sai, 3 film su Die Hard non sono bastati e, di conseguenza, il mondo ha visto 5 sequel. Die Hard 2 nel 90, Die Hard 3 Duri a morire nel 95, Die Hard 4 nel 2007, Die Hard Un buongiorno per morire nel 2013 e Die Hard Year One nel 2019. Le offerte sono arrivate dopo il primissimo film e un nuovo ruolo è stato assegnato a Willis. Era il ruolo del salvatore del mondo, con un grande senso dell'umorismo che può uscire da ogni situazione, ma aveva anche un altro lato. Se Willis valeva 5 milioni di dollari, doveva dimostrarlo. Diventare un attore protagonista moderno atipico, una specie di Falco Hudson di Hollywood. Certo, Willis è stato riconosciuto da tutta Hollywood, ma non ha mai più lasciato l'immagine consolidata. Oltre al famoso ruolo dell'88, è uscito un altro film meno conosciuto con Bruce, era Intrigo a Hollywood, di Blake Edwards. L'attore ha ottenuto il ruolo principale di Tom Mix, un attore western che, per caso, è costretto a diventare un vero detective. Il film non è uscito molto bene, ricevendo il Golden Raspberry per il peggior regista. Dopo Die Hard, Bruce ha recitato nel film drammatico di Norman Jewison, Vietnam, uscito nell'89.
ha ottenuto il ruolo dello zio del personaggio principale, che sta cercando di far luce sulla vita del fratello morto e del padre della ragazza. Willis è stato nominato per questo ruolo per il premio cinematografico Golden Globe, nonostante la mancanza di trama e un botteghino insignificante. Presto potremo ascoltare la voce di Willis nella commedia romantica di Amy Heckerling, Senti chi parla. Ha doppiato il protagonista del film, un bambino di nome Mikey. Le star dell'epoca, John Travolta e Christy Alley, sono diventati i suoi compagni sul set. Now that is a little more like it. Whoa. Hey, here's Mr. Hand here. Wow. Oh, now that is very cosmic. I don't understand. Whoa. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, ma nonostante ciò è diventato un successo e ha incassato 297 milioni di dollari. Pertanto non sorprende che presto il pubblico abbia potuto vedere la continuazione sotto forma della seconda parte nel 90. È stato seguito dal ruolo del giornalista Peter Fallow nella commedia americana del 90, Il falò delle vanità, diretta da Brian De Palma. Ma il tentativo non ha avuto successo. La tragicommedia ha avuto 5 nomination per il Golden Raspberry. Era una delle poche opere di Bruce in cui era d'accordo con la valutazione dei critici cinematografici. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei, ha detto a proposito del film, e aggiunse: il film era basato su un grande libro, ma un problema con la storia, quando si trattava del film, era che non c'era nessuno per cui tifare. Nei film di maggior successo c'è qualcuno per cui tifare. Uno dei film cult con Willis che il mondo ha visto è stato Hudson Hawk, il mago del furto di Michael Lehman, uscito nel 91. Nella commedia successiva l'attore ha interpretato il ruolo di Eddie Hawkins, un ladro coscienzioso che sta cercando di resistere a un'insidiosa società. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, è diventato molto popolare nel mondo, ha incassato 80 milioni di dollari al botteghino e ha ottenuto buoni risultati in home video. Il film è stato criticato negli Stati Uniti, la valutazione media ha raggiunto a malapena 4 su 10 e il botteghino è stato di soli 17 milioni di dollari. I principali critici cinematografici erano spietati. A Roger Ebert il film non è piaciuto, descrivendolo come un completo disastro. Variety ha definito il film un'anatra di argilla inesorabilmente fastidiosa che si schianta in un mare di miserabili eccessi e sciocchezze. Coloro che sono disposti a lasciare il cervello in frigorifero potrebbero divertirsi, ma poco. Ma l'attore non era d'accordo con i critici. In una delle interviste ha affermato di considerare le loro valutazioni di parte, soprattutto quando si trattava della sua recitazione. Se vogliono possono schiacciare un film o un attore. I media critici in generale possono cospirare per far sentire le persone fottutamente stupide se vedono un film. È successo con Hudson Hawk. Non aveva niente a che fare con il film. Facevano le recensioni prima ancora di vedere il film. Era solo il mio momento di prenderle dalla stampa. Forse è stata quella prima esperienza negativa che ha influenzato il modo successivo in cui Bruce ha scelto i ruoli. Più tardi dirà: scelgo il ruolo che mi piace. In futuro, per l'attore, sarà più facile fare il suo lavoro. Mi sono tirato indietro e ho guardato quanto potere stavo dando a queste persone. Ho pensato: se dicono che sono bravo, sono bravo. Se dicono che faccio schifo, faccio schifo. Mi sono reso conto che non era la scala con cui misurarsi. Oltre a Hawk, nello stesso anno sono usciti altri due film con la partecipazione di Bruce: la commedia d'azione L'ultimo Boy Scout di Tony Scott e il trailer di L'ombra del testimone di Alan Rudolph. Sono stati accolti calorosamente. L'ultimo Boy Scout è stato molto difficile da realizzare a causa del conflitto tra lo scrittore, il regista e lo studio, che avevano visioni diverse della presentazione visiva del materiale. Lo studio voleva fare qualcosa di simile a Die Hard, con la formula delle esplosioni ogni 10 minuti del film, e quindi ha costantemente apportato modifiche sia alla sceneggiatura stessa che al materiale finale. Questo naturalmente ha influenzato l'atmosfera sul set, rendendola molto tesa. A Bruce, come previsto, è stato assegnato il ruolo di campione di moralità e giustizia e il detective privato part-time Joe Hallenbeck, che con l'eroe Damon Wayans sta cercando di svelare una serie di omicidi e cimentandosi contro la mafia. Willis avrebbe recitato con l'affascinante Demi Moore nel suo prossimo film, L'ombra del testimone. Era un ruolo insolito per l'attore, che era abituato a interpretare solo personaggi positivi. Quella volta aveva bisogno di interpretare un crudele marito tossicodipendente e uno stupratore sopraffatto dal karma. È interessante notare che molte scene del film sono state parzialmente improvvisate e nessuno sapeva quale sarebbe stata la fine, fino a quando la troupe del film non ha iniziato a girare. L'ombra del testimone ha ricevuto due nomination, i Chicago Film Critics Association Awards e i National Society of Film Critics Awards, ma l'attore non ha ricevuto alcun premio.
Un'altra grande commedia nella filmografia dell'attore è stata La morte ti fa bella, di Robert Zemeckis, in cui Bruce ha lavorato in tandem con Meryl Streep e Goldie Hawn. Come ricorderete, il ruolo di Bruce non era troppo eroico. Un marito ubriaco in un matrimonio fallito, è un traditore ed ex chirurgo plastico che raramente mostra sintomi di coraggio. I don't want to live forever. I mean, it sounds good, but what am I gonna do? What if I get bored? What? And what if I get lonely? Who am I gonna hang around with, Madeline and Helen? What if something happens to me? What if I get maimed? What if I get shot? What if somebody pushes me down a... What if I fall down a flight of stairs or something? But you never grow old. Yes, but everybody else will. I'll have to watch everyone around me die. I don't think this is right. This is not a dream, this is a nightmare. Il film è stato tecnicamente molto difficile da realizzare, in quanto è stato realizzato con l'utilizzo di effetti al computer, ad esempio diventando il primo film in cui è stata riprodotta la texture della pelle. Ci sono stati anche alcuni eccessi. Streep ha accidentalmente tagliato la faccia di Goldie Hawn in una scena in cui le loro eroine stanno combattendo con le pale. La commedia nera ha incassato 149 milioni di dollari al botteghino, battendo i costi di produzione, e ha anche aperto la storia all'uso di effetti generati dal computer, vincendo l'Oscar per i migliori effetti visivi. Ma i critici sono stati meno amichevoli nei confronti del film. Gene Siskel e Roger Ebert hanno entrambi dato alla morte di Fabella un pollice in giù, commentando che mentre il film aveva grandi effetti speciali, mancava di sostanza reale o profondità del personaggio. Anche Bruce non disdegnava i ruoli episodici. Nella commedia nera The Player di Robert Altman gli è stato dato un ruolo cameo, ma ha potuto abbracciare una Julia Roberts seminuda. Un'altra direzione redditizia del suo lavoro sono state le riprese di spot pubblicitari giapponesi. Ha avuto la fortuna di diventare il volto del lavoro commerciale dell'automobile Subaru Legacy, NTT Docomo, MOVA negli anni 90. Il lavoro dell'attore in diverse opere cinematografiche minori è arrivato dopo. Palle in canna è stato rilasciato nel 93, era una parodia americana di famosi film d'azione. John McClane non ha scavalcato questo elenco e quindi Bruce è apparso nel ruolo che il pubblico amava, anche se episodicamente. Era impossibile fare a meno del ruolo di detective. Impatto imminente di Rowdy Harrington uscì lo stesso anno. Ha ampliato l'elenco dei film d'azione dell'attore. L'attore era ancora una volta nell'immagine immutata di un uomo serio e brutale, con indosso un berretto. Ma c'era un altro problema. Willis ha interferito attivamente con la sceneggiatura e, secondo la troupe cinematografica, è stato molto ostinato durante le riprese. Ciò ha portato a difficoltà di produzione e montaggio per il film. Le scene aggiunte da Bruce hanno reso la trama così confusa che il pubblico di prova a cui è stato mostrato il film lo ha criticato. Per questo motivo hanno parzialmente rigirato alcune scene e l'attore ne era molto scontento. Inoltre ha accusato il regista di questo e nel 2014 ha detto che il film facesse schifo. I critici erano d'accordo con Bruce. Il film ha ricevuto non più di 3 punti su 10 su Rotten Tomatoes e Metacritic. Owen Gleiberman ha definito il film un thriller piatto, cupamente illuminato e terribilmente inetto su un serial killer, le cui vittime risultano essere tutte conoscenti dell'eroe poliziotto alcolizzato di Willis. Il 94 non ha portato il successo. Il film noir americano Il colore della notte di Richard Rush è stato premiato con il Golden Raspberry come peggior film dell'anno. E anche Bruce, nel ruolo di uno psicologo romantico, non ha salvato il film. No. But I'm still a romantic. I just don't have anybody to be romantic with. A proposito, questo film è stato ampiamente discusso per la scena del sesso subacqueo, dove possiamo notare i genitali dell'attore. Successivamente Bruce ha ammesso di aver acconsentito a questa scena solo perché il regista gli aveva promesso di mostrargli il risultato finale e di tagliare le riprese che l'attore non avrebbe gradito. Ma Richard Rush non ha mantenuto la sua promessa. L'attore stesso non era contento di tali situazioni. Il fatto è che tutte le scene di sesso sono difficili da fare. Sono i giorni di recitazione più scomodi che esistono. Sei nudo di fronte a 90 persone, con il più delle volte una donna che conosci a malapena. Cerchi di trovare intimità per rendere credibile la scena. Tutti stanno guardando, sei a culo nudo, stai sudando. Non è molto sexy. Willis ha svolto un ruolo secondario come un tipo appaltatore non troppo piacevole, per il quale il protagonista, interpretato da Paul Newman, ha lavorato a intermittenza nel film commedia drammatico di Robert Benton, La vita a modo mio. Il pubblico ha apprezzato molto il lavoro di Bruce, definendolo abbastanza solido, nonostante il ruolo specifico. Il film è stato candidato all'Oscar, all'Orso d'Oro e al Golden Globe e ha vinto anche il premio del Festival di Berlino come miglior attore. Purtroppo non indirizzato a Willis.
Ma se non hai visto il brutale Willis nell'immagine del coniglietto pasquale, allora ti sorprenderò. C'era una cosa del genere. Si è reincarnato più volte, essendo l'immagine di una fata saggia o dell'angelo custode del protagonista, nella commedia per famiglie North di Rob Reiner. A proposito, scrivi nei commenti quale film di Willis guardi più spesso. Ma l'implementazione è fallita. Il botteghino è stato di soli 12 milioni di dollari, con 40 milioni spesi, e ha ricevuto recensioni per lo più negative dalla critica, che ha definito il film uno dei peggiori film dell'anno. Tra le altre cose, il film ha avuto più nomination per il Golden Raspberry Award nelle categorie Peggior Film e Peggior Regista. Ma poi è successo. Quentin Tarantino ha creato il suo famoso capolavoro Pulp Fiction, che è diventato un cult. Il successo del film è stato facilitato dalla sceneggiatura originale, intrinsecamente non lineare, e dall'eccellente cast composto da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Christopher Walken, Steve Buscemi e lo stesso Quentin Tarantino. Willis ha ottenuto uno dei suoi ruoli più sorprendenti, era Butch Coolidge, un pugile professionista che cerca di agire secondo le proprie regole. Little low boss. Is that Mexican? Your name is Spanish, but I'm Colombian. Some halo you got there, honey. Thank you. Inizialmente Tarantino voleva affidare il ruolo di Butch a Sylvester Stallone, poiché, secondo la sua idea, il pugile avrebbe dovuto essere interpretato da un attore che sapesse combattere e che avesse già raggiunto la fama di Hollywood. Ma alla fine il ruolo è andato a Bruce, che voleva davvero interpretarlo. Inoltre, questo ruolo gli è stato assegnato per caso. Harvey Keitel ne parlò a Bruce durante un incontro personale e il giorno dopo, durante il barbecue di Harvey, Willis e Tarantino si incontrarono. Hanno parlato a lungo e l'attore ha ammesso di voler recitare nel film, poiché gli piaceva molto la sceneggiatura. Il dialogo è stato perfetto. C'è così tanta vita reale in questa storia selvaggia. Ecco cosa mi piace. La prima del film è stata sensazionale. Ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, dove è stato presentato e si è subito guadagnato una buona reputazione. Con poco più di 8 milioni di dollari di spese, Pulp Fiction ha ripagato più di 22 volte. Todd McCarthy ha definito il film un emozionante spettacolo di cultura pop, un incredibile, enorme successo. E Movie Maker ha riassunto l'impressione generale. Il film è stato a dir poco un fenomeno culturale nazionale. Di conseguenza Pulp Fiction ha ottenuto diverse nomination agli Oscar, vincendo nella categoria migliore sceneggiatura originale, così come il Golden Globe, BAFTA. Bruce è apparso nella distopia di Terry Gilliam, L'esercito delle 12 scimmie, nel 95, e ha anche avuto un ruolo cameo nella commedia nera Four Rooms. Quattro registi hanno lavorato a questo film, tra cui Allison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino. Willis ha suonato gratuitamente in Four Rooms e ha persino accettato di rimuovere il suo nome dai titoli perché secondo le regole della Screen Actors Guild gli artisti non hanno il diritto di suonare. Bruce ha ottenuto il ruolo familiare del salvatore del mondo nell'opera di Terry Gilliam. Questa volta ha interpretato James Cole, un prigioniero che ha accettato di partecipare a un programma sperimentale di viaggio nel tempo nella speranza di sconfiggere un virus insidioso. Durante le riprese si è verificato un incidente. Brad Pitt, che ha anche avuto un ruolo nel film, ha chiamato Willis onnipotente calvo. Quest'ultimo non si è offeso. La mia testa è stata rasata per il film, il che è stato strano. È un aspetto spaventoso e mostruoso. Per fortuna ho una bella testa. Quello che non vuoi fare è raderti e scoprire di avere una testa tutta storta. Come hai capito, a questo punto Bruce non aveva ancora la sua famosa testa calva. Il film ha dato i suoi frutti al botteghino e ha incassato 168 milioni di dollari, oltre a numerose nomination per prestigiosi premi cinematografici. Anche Willis ha finalmente ottenuto il premio, il Saturn Award, come miglior attore. Terry Gilliam ha detto dopo aver lavorato insieme: «Bruce è molto potente quando sta fermo, invece di far saltare in aria a metà dell'universo conosciuto». L'anno successivo non ebbe molto successo. Bruce ha ottenuto il ruolo principale nel film d'azione Ancora Vivo. Ha interpretato il mercenario John Smith, che sta combattendo i gangster messicani, perseguendo i propri obiettivi. Anche se l'attore era bello da vedere in abito e cappello di feltro, il film difficilmente poteva essere definito un capolavoro. Roger Ebert ha descritto il film come disperatamente noioso, secco, spremuto e laconico. Anche l'eroe del film è una cattiva compagnia, ha espresso il suo atteggiamento nei confronti del lavoro di Bruce. Il pubblico era diviso nelle loro opinioni. Alcuni hanno criticato la recitazione debole e molto rumore, così come quelli che hanno apprezzato molto la recitazione del protagonista e lo sviluppo del film. Molti l'hanno visto come una continuazione del ruolo di Die Hard in un modo nuovo. Willis non si era sbarazzato del suo ruolo eroico nella serie animata Bruno the Kid, creata dall'attore stesso e prodotta dallo studio di animazione indipendente Film Roman.
In esso Bruce ha doppiato il personaggio principale, lo stesso Bruce, a 11 anni. Anche l'acconciatura lasciava intendere qualcosa. Nel 97 Willis ha recitato in un film che molti spettatori amano da molti anni, vale a dire è stato il fantastico thriller Il Quinto Elemento di Luc Besson, dove ha recitato in tandem con Mila Jovovich. Corbin Dallas è un tassista ed ex militare che conduce un'esistenza noiosa fino a quando il destino gli cade letteralmente in testa sotto forma di un affascinante e gentile Lilo. C'era di tutto, riprese, ironia, fantastiche scene che sono diventate iconiche e grande umorismo. Come sempre, l'incrollabile e coraggioso Bruce con i capelli tinti sembrava al suo posto, la sua immagine è stata perfettamente esaltata da altri eroi. Nessuno può discutere con l'influenza culturale del Quinto Elemento. Molte frasi del film sono diventate citazioni popolari. Come, sweetheart? What was that? Lilo Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Lilo, multipass. You know it's multipass. Lilo Dallas. Besson ha avuto l'idea dell'amore tra un tassista e una ragazza aliena nella sua adolescenza, ma è stato in grado di realizzarla molti anni dopo. E poi, dopo il successo dei due progetti precedenti, La Femme Nikita e Leon, poiché prima nessuno studio cinematografico ha accettato di dare molti soldi per il bene di un giovane regista, riuscì a ottenere un credito di fiducia dopo aver ricevuto fama internazionale, ma i primi appetiti dovevano ancora essere temperati. È per questo che non si aspettava di avere Willis come personaggio principale. «Non ho abbastanza soldi per il tuo onorario», disse Besson e sentì in risposta «Siamo d'accordo». A Willis è piaciuta la sceneggiatura e sono stati davvero d'accordo sui soldi amichevoli. In seguito ha chiarito, a volte posso fare qualcosa solo perché è divertente e interessante. I membri dell'equipaggio del Quinto Elemento hanno ricordato Bruce aveva la reputazione di essere difficile, ma con noi si comportava come un vero tesoro. Il motivo è che si fidava assolutamente di Luke, come tutti noi. Il Quinto Elemento è diventato il film di maggiore incasso nella storia del cinema francese, guadagnando 264 milioni di dollari, e ha ricevuto anche diversi premi, il César Award, il Lumière Award, il Golden Screen Award e una nomination all'Oscar. Nello stesso anno furono pubblicati altri due progetti di Willis. Ha interpretato ruoli cameo come il paziente affetto da amnesia in Mad About You e The Jackal di Michael Keaton Jones, che è stato un dubbio successo. Ancora una volta è stato l'indistruttibile e formidabile Bruce nei panni di un super killer di nome Jackal, un inafferrabile maestro del travestimento. Questo era quello che Bruce cercava di ottenere da così tanto tempo. Alla fine è stato riconosciuto come un attore di livello mondiale. A questo punto è lui a scegliere quello che vuole interpretare. I passanti lo riconoscono e milioni di fan gli inviano lettere d'amore. Quindi cos'è andato storto dopo? Nella seconda parte del video parleremo del motivo per cui la carriera e la vita personale di un attore talentuoso e carismatico hanno iniziato a prendere una brutta piega. Cosa ha portato al fatto che Bruce ha iniziato a recitare in film che fanno schifo? Clicca mi piace sotto questo video se vuoi che la seconda parte esca il prima possibile. E mentre aspetti, clicca sull'icona che è apparsa sullo schermo e guarda un'analisi dettagliata di Die Hard. Qual è l'unicità del primo film su John McClane? E perché il personaggio principale finisce per diventare un ospite nel suo stesso franchise? Segui il link e scoprirai tutto. Il biografo, grazie per essere stati con noi. Ciao!